A me mi presero, avevo 3 anni, li buttarono in terra, e presero mio babbo e altri e li portarono giù nel bosco. Era il 14 luglio 1944 e qui a San Severo si consumò uno degli eccidi più cruenti dell'intero territorio provinciale aretino. L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera. Il 16 luglio 1944 la città di Arezzo venne liberata, ma i giorni precedenti purtroppo furono segnati da terribili stragi. A San Severo in quel periodo erano state accolte alcune famiglie sfollate dalla città. Quindi ci davano una ospitalità. Quel terribile giorno i nazisti arrestarono qui 20 persone, 3 furono rilasciate, le altre accompagnate in un vicino boschetto e finite a colpi di mitraglia. I tedeschi che sparavano e gridando distruggevano, e le donne che imploravano, i bambini che piangevano. Attuarono una prassi che diceva: ogni tedesco ucciso dai partigiani, noi uccideremo, va bene, 10 italiani, civili. Erano tutti uomini ed avevano un'età compresa tra i 17 e i 67 anni, tra loro anche il padre di Ulisse Domini, oggi presidente dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Le donne che erano rimaste videro questi morti che erano irriconoscibili, non bastò a loro soltanto ucciderli. Fu una carneficina. Oggi a ricordare quell'eccidio un monumento di marmo e pietra. Quello che sta succedendo in Ucraina, uguale. Vedere insomma anche in televisione quelle cose, io mi rivedevo come bambino in quel modo. È la storia.